in questo palazzo. A Parma, in via Garibaldi, si chiama la Chiesa dei Rossi, c'è qualcuno di Parma? Si chiama Chiesa dei Rossi. Ecco, andate in fondo a sinistra, l'ho scoperto che non sono, non è molto tempo, 5-6 anni fa. C'è un daguerrotipo che significa una fotografia antica, è stata una scoperta. Quando c'era il cinema parrocchiale, lo ricordate? L'ospedale una volta, nell'ospedale andavano solo persone estranee al paese, sennò la gente stava in casa, non moriva in casa, e quindi si chiamava l'ospizio, soltanto la gente di passaggio, il genere. Io ero giurato un giorno a settimana in grama, sapete che sapevo di quello che c'erano quattro letti per le donne, quattro per gli uomini, era così l'ospedale, quattro signore. L'importante è che capire quanto è fermo sul ponte di Sarocco, dove c'era un'edicola coperta, con la Madonnina che oggi è il capo a San Rocco. Sui gradini dell'ospedale, davanti alla chiesa, e questo è il luogo preferito perché imparava i bambini serie. Qui dentro c'era una ruota di legno, l'avete vista tante volte, era aperto. Ci hanno aperto questo. Omar, l'hai detto tu che è aperto? L'hai detto tu? L'Elisa. Sì, sì, ecco, ma ecco, io però non so niente. Se non dirmi che questo è il Palazzo Vanara, dei Marchesi Manaro, ne abbiamo due, tre, perché anche quello è un altro Manaro, ma questo è un Manaro ufficiale. Quando c'è stata la rivolta del 1578, i volontaresi alla fine, perché hanno gettato giù uno anche dalla finestra in piazza, che difendeva i Landi, e allora ci sono accorti di averla fatta grossa. Allora hanno detto via tutti a letto, a calmi, e si sono riuniti nella notte i maggiorenti del paese, sono riuniti qui a Palazzo Vanara, dice che c'è rimasta la luce accesa, non c'era stata la luce, ti piace questa... Per farvi vedere come le cantine delle famiglie nobili fossero curate, asciutte, per esempio da là si gettava giù la neve, che si toglieva davanti alla strada, si gettava giù la neve che veniva poi utilizzata come frigorifero in tempi in cui i frigoriferi non c'erano. Perché poi coprivano con della juta e la neve si ghiacciava quasi, comunque rimaneva, non si scioglieva, e quindi venivano utilizzati come frigoriferi naturali. Era difficile prendere un bordo tappo. In questo tratto, da qui fino alla rotonda del castello, le mura non c'erano, ma era l'edificio a fare da mura. Vedete questo corpo avanzato, strano, con quei finestrini, qui poi saranno state aperte finestre, ma erano proprio una specie di torre avanzata dalla quale si poteva osservare. E arrivare in cima alla salita, sulla destra c'è una bella fontana con due getti, in uno c'è scritto Manos, nell'altro Bene, e poi c'è uno stemma di San Francesco. Noi avevamo fondato da poco la nostra associazione e io mi ricordavo che quando giocavo nella Valtarese venivamo su, quando ancora non c'erano le torce, e andavamo a sedarci a lavarci un po' lì. Allora andiamo, io me la ricordo, siamo andati là e abbiamo fatto la scoperta di questa. Dopo aver letto il diario del Boccia, ho detto ecco dov'è. Allora noi abbiamo fatto la fotografia, abbiamo tolto tutti dei rami, abbiamo scoperto la statua di San Francesco che lui aveva riscritto, abbiamo fatto la fotografia, l'abbiamo messa fuori la cartelleria a cavalla, abbiamo detto abbiamo scoperto questo, questo, questo. Due giorni dopo siamo tornati, perché quando ero ragazzo c'era un cinema, c'era stato anche una specie di incendio, te lo ricordo, e è morto un ragazzo perché l'hanno calpestato, poi l'incendio. Ecco, vedete la società molto soccorso al Teo Renato Imbriani. Prima di vedere un passo, vi faccio vedere questo palazzo dei Picenardi. Guardate che palazzo, che dimensione, no? Vedremo, questa è la parte, era quello che chiudeva i cardinali all'interno.
vedeva e faceva l'altro. L'altro è parire, due anni fa. Due anni fa sono riuscito a organizzare l'altro. Tonino? Sì, in dialetto. L'orto di Munich. Si chiama l'orto di Munich. Perché? Beh, quando ero ragazzo giovane, ero andato male, mi ero davanti a San Paolo. Qui? C'era il convento delle suore di clausura, le quali avevano l'orto qui, il cimitero, e c'era collegato qualche cosa al coperto, lo si vede dalle mani, e quindi loro non potevano essere visti. Qui c'era un frate di San Domenico, che detto, e noi avevamo fatto un covetto di San Rocco. Adesso andiamo un altro momento. Eretto in onore di Elisabetta Farnese. Si trovava davanti alla chiesa di Sant'Antonino, poi quando hanno fatto la strada, 1931, l'hanno spostato qui. Tra parentesi vi dirò che tra le mie attività c'è stata anche quella di capo scout, potrebbe essere capo scout nel 45, quindi Don Mario abbiamo deciso di creare gli scout. Allora, un'estate ho dato alcuni compiti, la squadriglia tu, in che modo ti rendi utile al paese, tutto. La squadriglia di ragazzi, sa se ce n'è qualcuno qui, noi vogliamo il monumento a Elisabetta. Allora siamo andati dalla dottoressa Molinari, che fa queste cose, cosa dobbiamo utilizzare, eccetera. Allora abbiamo buttato un po' di cose, il giorno dopo siamo riusciti a pulire, vedete, il viso un po' così. Il giorno dopo è arrivato dalla sovrintendenza da qua, mette in mezzo in prigione, ma cosa fa? Non è andato vicino al monumento, e lo facciamo noi, poi non è rimasto così. E una sera...